L'influencer incinta del suo quarto figlio si lascia andare a uno sfogo sui social dove ammette di essere fiera del suo corpo nonostante le smagliature delle gravidanze precedenti. Beatrice Valli, incinta per la quarta volta, ha lanciato un bel messaggio di body positivity a tutte le donne che, come lei, hanno sul proprio corpo ancora i segni di una gravidanza passata. Spesso odiate e temute da tutte le donne, le smagliature sono degli inestetismi della pelle che, durante una gravidanza, sono comunissimi e possono arrivare all'improvviso cambiando per sempre il corpo di una donna, ma Beatrice Valli non sembra preoccuparsene troppo, anzi, ne è fiera. Raccontando alle sue fan come sta vivendo questo nuovo viaggio personale che la porterà a diventare mamma per la quarta volta, l'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha svelato qualche dettaglio in più sul bebè in arrivo, di cui non si conosce ancora il sesso, e ha ammesso che, nonostante il suo pancione sia rigato da numerose smagliature, non è un problema per lei perché non potrebbe che esserne fiera. Sono fiera delle mie smagliature, ha infatti rivelato Beatrice Valli, che è attualmente alla 17ª settimana di gravidanza. Ho sempre cercato di mettere creme, di fare impacchi per rendere più elastica la pelle. Le smagliature mi sono venute nella prima gravidanza perché era molto grossa la pancia e mi sono rimaste quelle. Poi, avendo avuto altre gravidanze, non mi sono preoccupata di questi segni. Anzi, li porto in maniera molto fiera. Beatrice ha poi svelato quali potrebbero essere i papabili nomi per il bebè in arrivo. Se dovesse essere un maschietto, lo chiamerebbe Edoardo o Alessandro, due nomi classici che non passano mai di moda, e se fosse femmina, invece, Celeste, dato che lei ama i colori.